Ciao a tutti e a tutte, eccoci alla rubrica E dopo la maturità, quale futuro? Oggi parliamo con Michele Gueli, che si è diplomato al Liceo Scientifico Scienze Applicate di Mottura di Caltanissetta. Michele è uno dei partecipanti all'iniziativa Accento alla maturità, iniziativa della tecnica della scuola. Ciao Michele, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Sara. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Qual è la primissima cosa che farai subito dopo la maturità? Hai in mente di fare un viaggio con gli amici? Allora, io abitualmente vado, diciamo, in vacanza presso la mia residenza a mare vicino Messina e quindi anche quest'anno trascorrerò lì le vacanze, anche per i motivi legati al Covid ho deciso di non andare in altre, diciamo, località come magari altri ragazzi stanno decidendo di fare. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Continuerai gli studi o ti immetterai subito nel mondo del lavoro? No, ho deciso di continuare gli studi, tant'è che a breve effettuerò i test di ammissione presso il corso di laurea in ingegneria biomedica dell'Università di Palermo, una scelta, diciamo, che mi è una scelta venuta anche dal percorso effettuato e anche dalla passione e dal connubio che vi è tra la medicina e l'ingegneria in tal caso. Adesso passiamo a due domande di attualità. In questi anni scolastici hai mai avuto esperienza di cyberbullismo in prima persona o indirettamente? Personalmente ritengo di non aver avuto episodi del genere, però molti altri ragazzi che conosco hanno subito vicende varie, ai quali appunto va la mia solidarietà per tutto quello che magari hanno subito. E anzi, voglio lanciare un appello affinché nelle scuole non vi siano sempre meno episodi di cyberbullismo o di bullismo in generale, perché è una violenza che deve essere una violenza verbale oppure attraverso messaggi che deve essere condannata indubbiamente. Secondo te, quali sono i metodi per combattere il cyberbullismo, soprattutto nelle scuole? Allora, secondo me è opportuno denunciare, evitare di magari tenere qualcosa dentro perché non fa altro che peggiorare la situazione, quindi denunciare o attraverso i docenti, quindi convidandosi con loro, oppure con i propri genitori, oppure attraverso la polizia postale, se magari si hanno delle intimidazioni, delle minacce o quant'altro. Quindi l'importante è parlare con qualcuno, anche con degli amici, e denunciare quindi. Hai mai sentito parlare del DDL Zan? E soprattutto, pensi che servirebbe a scuola una giornata contro l'omofobia? Allora, per quanto riguarda il DDL Zan, innanzitutto ho sentito parlare un po' anche delle vicende legate in Parlamento, ad esempio la votazione che è diciamo, prefissata per il 13 luglio. Per quanto riguarda questo tema, io sono ampiamente a favore, anche perché io ritengo che chiunque abbia il diritto di poterla pensare diversamente, di poter condurre una vita libera, diciamo, una scelta libera, e nessuno gli può vietare quello che stanno facendo, così come avviene anche in altri paesi europei, ad esempio anche attraverso le giornate Pride. Quindi io sono a favore. Per quanto riguarda invece le giornate nelle scuole, bisogna, diciamo, vedere bene qual è qual è l'impostazione di questa giornata e anche parlarne attraverso i docenti oppure i dirigenti, vedere qual è la loro opinione, a mio parere. Tu hai amici o parenti che hanno subito delle violenze omofobe? No, personalmente no. Invece, cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei in questo particolare momento storico in cui stiamo vivendo? Allora, sappiamo benissimo che il periodo che stiamo vivendo è diverso dai precedenti, e quindi sappiamo benissimo che chiunque ha la possibilità di decidere di cosa fare della propria vita, di come svolgerla. Ad esempio, l'artista Raffaella Carrà, che è venuta a mancare in questi giorni, già dai suoi soldi era ampiamente a favore della questione che riguarda appunto le persone che vogliono condurre una propria vita, se magari attraverso i propri
distinte, le proprie virtù, e quindi a mio avviso bisogna, diciamo, accogliere quest'idea in pieno. Cosa ti senti di suggerire ai tuoi compagni dopo la maturità per quanto riguarda il loro percorso sia di studio che di lavoro? Ah, ovviamente chiunque è libero di svolgere la propria professione, le proprie, diciamo, di poter realizzare le proprie ambizioni. Io mi sento di dire che bisogna sempre tendere al massimo, diciamo, dei propri studi, delle proprie conoscenze, quindi magari contribuendo allo sviluppo e alla crescita del nostro paese. Magari attraverso gli studi universitari, però voglio anche sottolineare questo, il fatto che a volte si crea il cosiddetto fenomeno dei troppi laureati, quindi io sono a favore di chi decide di intraprendere studi universitari, però non dobbiamo anche dimenticare quanto è importante quando sono importanti coloro i quali svolgono dei ruoli essenziali per la nostra società. Grazie mille a Michele per la tua disponibilità e in bocca al lupo per il tuo futuro. Noi ritorniamo con altri appuntamenti con i ragazzi e le ragazze di 100 alla maturità.